Io ho l'impressione che molte volte questo periodo in cui viviamo sia un po' una sorta di anteprima di una possibile guerra, perché tante volte ho l'impressione che la verità sia sempre un po' nascosta, non solo dei giornali, tanti giornalisti che magari non raccontano pienamente la verità, ma anche da tante volte da una parte politica, da alcune parti politiche che preferiscono non raccontare tutte le verità. Tu hai fatto riferimento ad alcuni episodi per cui di alcuni ministri che sostanzialmente non hanno raccontato tutta la verità. Io concordo su questo, per cui penso che i periodi non siano tanto belli, quelli che stiamo vivendo e quelli che comunque stanno arrivando come periodi. La seconda considerazione che mi è piaciuta molto è quella sulla responsabilità. La politica ha una responsabilità, i politici devono avere una responsabilità di unire, o comunque di dare delle risposte a alcune questioni che vengono poste. L'ultima questione che invece ti pongo un po' come domanda è quella dei cattolici impegnati in politica. Lo dico perché, cioè, c'è stato un momento in cui si è detto, non è necessario, perché una volta finita la Democrazia Cristiana si è passato al momento in cui i cattolici, l'importante è che si riconoscano nel loro valore e possono essere impegnati in qualsiasi partito politico. Io penso che in questo momento questa spiegazione non sia sufficiente e vorrei capire tu come la vedi, cioè qual è l'impegno che un cattolico deve avere in politica o comunque è arrivato forse il momento in cui i cattolici devono dare un segnale di presenza? Non lo so, è un tema che comunque mi preoccupa e comunque cercare di capire qual è l'impegno nostro all'interno della politica stessa. Grazie. Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso arrivano le domande. L'unico calabrese